inascoltati, invisibili. Incontriamoci e portiamo Crotone in Calabria. La Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro ha confiscato il patrimonio aziendale e personale di un presunto affiliato alla criminalità organizzata vibonese, Roberto Cuturello, accusato di essere affiliato alla Cosca Mancuso. Tra i beni posti sotto sigillo ci sarebbero anche depositi su conti correnti bancari, immobili e varie attività commerciali, tra cui un supermercato all'Imbadi. Non accenna a diminuire la catena di intimidazioni nei confronti di giudici e rappresentanti istituzionali impegnati sul versante antimafia. Una lettera con un proiettile è stata indirizzata al PM della DDA Regina, Antonio De Bernardo. Intanto minacce di morte, vattene o muori, al procuratore Mario Spagnuolo sono comparse sui muri di Vibo Valentia. Gli episodi hanno seguito quelli che hanno visto coinvolta la parlamentare Angela Napoli nel mirino degli 'ndranghetisti. Il reparto di cardiochirurgia a Reggio Calabria sta per diventare realtà. Oggi, infatti, è previsto l'avvio delle procedure tecnico-amministrative con l'impresa aggiudicatrice dei lavori. A darne notizia a Palazzo Foti, i medici dell'azienda sanitaria Bianchi Melacrino Morelli e i candidati Michelangelo Tripodi e Agazio Loiero. Presenti anche il primario Giuseppe Ielasi, il primario reparto cardiologia di Scilla e il primario cardiologia riabilitativa Frank Benedetto. Hanno trascorso la domenica incatenati nella sala consiliare del comune alcuni dipendenti dell'ex Sasol di Crotone. Continua la protesta per ottenere certezze sul loro futuro. Neanche l'ultimo incontro con l'istituzione e la prefettura ha dato loro risposte certe. Ieri i lavoratori sono stati raggiunti dalle famiglie che hanno trascorso con loro questa ennesima domenica di manifestazione. Due iniziative sono previste in occasione della Festa della Donna a Crotone. L'AISM è tornata nelle piazze italiane, tra cui la città pitagorica, con la vendita delle gardenie per sostenere la lotta alla sclerosi multipla. La LILT inaugurerà la sua sede provinciale con il suo poliambulatorio. Nell'occasione, la sezione provinciale della LILT promuoverà la campagna di sensibilizzazione Alimentiamo la prevenzione, per sconfiggere il cancro, parti dall'8 marzo. La notte degli Oscar ha premiato anche un calabrese. L'evento cinematografico del 2010, Avatar, il colossal firmato James Cameron, che porta con sé un pezzo di Calabria, ha visto premiare il direttore della fotografia Mauro Fiore, vincitore dell'Oscar per la fotografia. Originario di Marzi, piccolo centro del Cosentino, da qui la sua famiglia partì per cercare fortuna in America nel 1971, quando aveva soltanto 7 anni. Un gran saluto all'Italia, viva l'Italia, un grande abbraccio. Fine settimana da cancellare per le squadre calabresi, sconfitta interna per Crotone e Cosenza. La squadra di Lerda inciampa 3-0 contro l'Albino Leppe e resta ferma a 35 punti. Clamoroso il tonfo per gli uomini di Toscano, battuti dal fanalino di coda Potenza per 2-0. Durante l'incontro i tifosi hanno contestato i calciatori che a fine gara, insieme allo staff tecnico, hanno voluto precisare in sala stampa che non sono dei venduti e continueranno ad andare avanti. In seconda il Catanzaro viene steso 2-1 a Barletta e viene raggiunto in testa alla classifica dalla Juve Stabia. Pareggio a reti bianche che invece per la Viponese sul campo dell'Isola Liri. Stasera scende in campo la Regina, che nel posticipo della 28ª giornata di Serie B affronta al Garilli il Piacenza.